Durante l'ultimo EA Play, il nuovo FIFA 21 è stato mostrato senza grande clamore. Ciononostante, si tratta chiaramente del titolo sportivo di punta per il colosso americano, pronto ad esordire il prossimo 9 ottobre su PC e su piattaforme dell'attuale e della prossima generazione. Il sito ufficiale del gioco in ogni caso ha riportato le prime caratteristiche ufficiali di FIFA 21, in particolar modo quelle che beneficeranno delle potenzialità della next gen di casa Sony e Microsoft. Anzitutto, tramite la roadmap diffusa da Electronic Arts, sappiamo che ad agosto il team rivelerà nuovi dettagli sul calcistico. FIFA 21 introdurrà nuovamente la modalità volta, basata sul calcio da strada, e non mancheranno ovviamente opzioni di gioco come il Pro Club e l'ormai iconico FIFA Ultimate Team. Per quanto riguarda le funzionalità del nuovo capitolo, è stato reso noto che FIFA 21 sfrutterà appieno il controller aptico del DualSense di PlayStation 5, permettendo di avvertire con maggiore immersività l'impatto dei tiri, dei passaggi, dei calci e dei contrasti, così da rendere più intensa l'esperienza di gioco. Inoltre, grazie ai benefici dell'SSD Next Gen, i tempi di caricamento velocizzati ci daranno modo di entrare in partita con una rapidità mai vista prima. L'obiettivo è quello di non far perdere mai al giocatore la concentrazione, caricando con una velocità senza precedenti gli stadi e i campi da calcio. Ovviamente anche la grafica sfrutterà a dovere l'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X, merito di una illuminazione molto più realistica e di un sistema di rendering più efficace, in maniera tale da creare ambienti più autentici e calciatori digitalizzati con una fedeltà mai raggiunta prima d'ora. Rimanendo in tema di atleti, stando a quanto dichiarato da Electronic Arts, la tecnologia Next Gen permetterà di modellare con più accuratezza i fisici dei calciatori, mentre l'illuminazione dinamica contribuirà ad accentuare i dettagli dei volti e delle divise. Chiaramente, le feature volte a garantire un maggior realismo non si limitano solo al perfezionamento della resa visiva, ma anche delle animazioni. Il team parla di una umanizzazione dei giocatori, caratterizzati da comportamenti estremamente verosimili, tra i più alti mai ottenuti all'interno di un videogioco sportivo, grazie a tanti piccoli dettagli e microazioni che rendono l'atteggiamento degli atleti in campo sempre più realistico. Infine, tramite l'opzione Dual Entitlement, gli utenti potranno aggiornare la propria copia da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X, senza costi aggiuntivi. Per attivare l'upgrade su di una console priva di lettore ottico, i giocatori interessati a sfruttare il Dual Entitlement dovranno acquistare una versione digitale di FIFA 21. Inoltre, nel passaggio tra attuale e Next Gen, i progressi realizzati in Volta Football, così come gli oggetti acquistati in Ultimate Team 21, saranno trasferiti alla nuova console. Diverso invece il discorso per quanto concerne le altre modalità, in cui i dati d'avanzamento non beneficeranno del passaggio. Al momento si concludono qui le informazioni in nostro possesso su FIFA 21. Fateci sapere, come sempre, nello spazio dei commenti quali sono le vostre aspettative sul gioco di calcio targato Electronic Arts.